Ecco, questi sono i tempi di attesa che oggi come oggi noi siamo abituati a vivere tutti i giorni costantemente. Io ieri, o meglio, già da giorni, ho avuto modo di parlare con padri di famiglia. Ecco, questi stessi padri di famiglia mi hanno comunicato una cosa allucinante, che ai miei tempi non era così. Ho scoperto che praticamente questo padre è obbligato a portare la figlia e il figlio a scuola perché ovviamente sulla nostra strada principale, che poi non capisco perché gli autobus passano solo e esclusivamente sulle strade principali, quando basterebbe organizzarsi e farne passare uno più piccolo per dare possibilità anche alle persone meno veloci, se lo vogliamo dire, meno veloci. Di far parte di questo mondo perché vengono privati, non ho capito perché vengono privati e l'autobus, un autobus piccolino, basterebbe che passasse ogni ora, visto che tutti gli sprechi che ci sono, e queste persone si sentirebbero parte del mondo. Beh, insomma, per ritornare sul discorso, ho scoperto che praticamente questi genitori sono obbligati a portare i figli a scuola perché passa un autobus solo e non solo, questo autobus parte pieno e arriva già pieno. Vabbè. Allora la domanda mia è questa: perché tu mi fai partire un autobus, in questo caso da Rebibbia, no? Pieno, lo fai passare per le zone, per le varie vie, ma la gente non si può sedere. Cioè, i nostri figli non si possono sedere per andare a scuola, perché come entrano? Allora, invece di farmi passare un autobus lungo una quaresima, fammene passare uno ogni 20 minuti, più corto, meno lungo, perché a quel punto si ottimizzano pure le corse, e questo porterebbe anche posti di lavoro, eh? Non fraintendete, io non sto proponendo posti di lavoro, però sto dicendo da cittadino e non sto ragionando da futuro politico, se voi decidete, con tale cosa, perché uno non può far passare più autobus, cioè con tutto quello che noi paghiamo? Cioè il biglietto, se non erro, costa 1,50 euro. Euro 50 uno li deve pure spendere, anche se secondo me la spesa dei biglietti dovrebbe essere in base alla tratta. Perché io pago 1,50 euro, ma se io lo uso per 5 fermate, o l'anziano che lo usa solo per 5 fermate, che facciamo? Sta euro 50 come funziona? Vabbè, queste sono cose da ripristinare, poi vediamo. Con l'aiuto di Luciano vediamo cosa riusciamo a fare. Però la domanda è questa qua: perché noi siamo privati del poter viaggiare? Perché? Cioè io per esempio non riuscirei mai a prendere un autobus perché non sarei manco invogliato, a parte che già sono sozzi, fanno schifo e già questo compromette il loro utilizzo. E in più già lo trovi pieno. Allora, con Luciano Pisanello abbiamo pensato di fare una cosa, di portare avanti questa battaglia come delle altre. E le troverete sul mio canale YouTube, ovviamente già lo state vedendo, e passate la voce, perché non è un problema che riguarda, come vedete io non sto parlando, io prendo la macchina per abitudine, purtroppo io per abitudine prendo la macchina, perciò tante cose, tante realtà non le posso conoscere, però tramite voi e tramite le vostre email che mi state scrivendo, le sto spuntando una per una e scopro delle cose assurde, che uno dà per scontato, poi realmente non sono così. Ecco, con Luciano Pisanello sarà una delle nostre battaglie, quello di aumentare il flusso dei mezzi nel nostro municipio. E forse proviamo a vedere se riusciamo a fare per tutta Roma, tanto alla fine ci guadagniamo tutti. Ecco, mi raccomando, questo è un messaggio che io vorrei che voi passaste direttamente anche alle persone o i diretti interessati, le persone che non hanno la possibilità magari di permettersi di pagare una macchina o di avere una macchina visto i costi alti, però prendono l'autobus. Magari forse tutti insieme riusciamo a concludere qualcosa, non tanto per noi, ma tanto quanto per i nostri figli. Proviamo. Noi dobbiamo solo lottare per
qualcosa che poi in teoria dovrebbe essere il nostro diritto, però lottiamo anche per i nostri figli. Io vi rinvito il 20 maggio alle 17:30, alle 19:30 in via Gina Mazza 15, zona Rebibbia, e vi aspetto. E vi aspetto anche il 5 giugno. Come ho già detto nei precedenti video, il vostro voto è importante. È importante per sentirvi rappresentati da qualcuno. E io mi sento di potervi rappresentare. Sono con il vostro sostegno. Vi ringrazio e vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Vi aspetto.